Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Francesca, sono un'assistente di volo base Miami. Finalmente possiamo tornare a dire questa bellissima parola invece che base Philadelphia. Se non mi seguite da un po' dovete sapere che ero base Miami, poi a un certo punto ho deciso per 3 mesi di andare in base Philadelphia solo ed esclusivamente per riuscire a fare i voli sull'Italia, visto che purtroppo dall'aeroporto di Miami non facciamo nessun volo per l'Italia, mentre da Philadelphia sì, e ovviamente parlando italiano riuscivo a fare sempre solo quei voli, e mentre qua da Miami faccio insomma un po' quello che capita. Però dai, oggi ci va bene, venite con me e andiamo a Rio de Janeiro, che appunto non ci andiamo da circa 5 mesi, quindi ci sta. Caffettino cubano, vorrei farvi notare che l'ho pagato $1.71, con, diciamo che abbiamo lo sconto noi, cioè ovviamente se uno è dipendente aeroportuale, assistente di volo, pilota, gli fanno sempre lo sconto, però credo che anche a prezzo pieno non è che sia poi così caro, e quindi è veramente pochissimo, perché sennò di solito i caffè, per chi è stato in America sa che un espresso da Starbucks partono anche $3-4 così, e fa pure schifo, invece questo qui buonissimo, quindi consiglio assolutamente. E niente, sono in anticipo come al solito. Oggi volo Sabine 787-8 e sono la numero 5, ovvero la Galley Queen della business. Non faccio la Galley Queen da un bel po', perché avendo fatto appunto 3 mesi di speaker, quindi base Philadelphia, facendo la speaker, chi parla la lingua deve fare ovviamente gli annunci, non può mai essere responsabile del galley, perché ovviamente chi fa il galley è occupato a fare altro, non può anche mettersi a fare gli annunci, quindi vediamo un po' se mi sono dimenticata come si fa il galley, ma dai, non credo. Dai, sono contenta, finalmente torniamo in Brasile, anche se qualche giorno fa eravamo a San Paolo, però dai, Rio ci piace, anche se il meteo ho visto che non sarà dei migliori, quindi vedremo un po' cosa ci aspetta al nostro atterraggio. Avete visto il cartello che dice che lo SkyTrain non funziona? Infatti questo causa più traffico pedonale dentro il terminal. Adesso, cioè, devo dire che non c'è nessuno, però come sono entrata invece c'era una mandria di gente che correva, perché ovviamente non andando allo SkyTrain, che vi porta, per darvi un'idea, dal gate numero 1 fino al gate mi sembra 60 o qualcosa del genere, insomma, farsela a piedi, se magari avete una coincidenza, non è poi così breve la cosa, quindi preparatevi a camminare se passate di qua. E parlando giusto di camminate, sono appena arrivata al mio gate di 27 e c'era il cartello che diceva che andava a New York. Ho detto, mi sa che c'è qualcosa che non va. Quindi hanno cambiato il gate e quindi adesso devo andare al D37. Quindi facciamoci una bella scarpinata. Vi ricordo sempre di controllare i tabelloni e di non dare mai per scontato che quello che c'è scritto sulla vostra carta d'imbarco sia quello aggiornato. Anche se l'avete controllato, guardate, io l'ho controllato tipo 10 minuti fa e diceva D27. Quindi controllate, perché se poi dopo arrivate al gate sbagliato e l'altro sta lontano, perdete l'aereo. Niente, hanno cambiato il gate un'altra volta, quindi ho detto, ciò che mi siedo un attimo e aspetto che facciano pace con quel gate e decidano da dove partiamo. Questo vuol dire che il volo non parte bene. Ho controllato che il nostro aereo adesso sta arrivando da Dallas e ovviamente arriva quando noi dobbiamo quasi cominciare l'imbarco, quindi ciò significa che c'è stato un cambio macchina, quindi questo che prenderemo non è l'aereo che dovevamo prendere in origine, perché ovviamente un volo intercontinentale non prende un aereo che arriva 5 minuti prima dell'imbarco, quindi sicuramente saremo un po' in ritardo, anche se il ritardo non è stato ancora pubblicato. Poi vabbè, ovviamente il volo schedulato è sempre maggiore del volo effettivo, quindi magari poi arriveremo anche in orario, però insomma mi faccio sempre delle domande, come mai fanno questi cambi macchina, e vedremo un po' se lo scopriremo. Ciò significa anche che essendo Galley Queen dovrò fare poi tutto in fretta, perché ovviamente chissà, sicuramente si dimenticheranno di mettere qualcosa a bordo, perché quando fa le cose di fretta poi succede così. Quindi devo essere brava a ricordarmi tutto ciò che mi serve, anche se dai, questo volo è molto facile perché la business di questo aereo ha solo 20 posti. Quindi dai, contare 20 passi ce la posso fare. Eccomi
mi è salita a bordo, vedete un po', questa configurazione ha i sedili che guardano sia davanti che dietro. Vi faccio notare che solo i sedili che guardano davanti hanno anche questa cintura, si chiama shoulder belt, ovvero una cintura che va poi agganciata alla cintura di sicurezza normale. Quindi sono salita a bordo, questo è il mio galley e come potete vedere dalla monnezza non è stato ancora pulito, quindi tutti questi carrelli dietro di me sono sporchi. Ciò significa che faranno catering probabilmente durante l'imbarco e quindi dovrò fare le cose di super fretta. Questo in alto invece è il crew rest dei piloti. Stiamo aspettando ancora il catering, quindi senza catering io praticamente non posso lavorare, quindi datemi una mossa che voglio andare a Rio il più in fretta possibile. Appena atterrata a Rio de Janeiro, stanca Marta, andiamo in albergo così mi faccio un bel pisolino e poi ho chiesto a un collega di darmi consigli per diciamo un quartiere di tessuti e me ne ha dati un paio, quindi vediamo un po' se è tipo quello di San Paolo oppure no. Voglio farvi vedere che qua controllate il sedile, ma se schiacciate qua privacy please si accende una scritta qua fuori. Quindi sappiamo di non disturbarvi. No, ragazzi, praticamente c'è qua lo shuttle che ci porta. Di solito ci fanno fare tutto a piedi, invece oggi pigrizia. Andiamo più veloci della luce. Eccomi arrivata in camera, facciamo il nostro controllino cadaverino, controllino cadaverino, bene. C'è nessuno? No. Ci abbiamo messo 1 ora e 50 minuti dall'aeroporto a qua oggi. Assurdo. Vediamo un po' la nostra vista. Eccola qua, la nostra vista sulla favela, perché ci mancava la favela. Oggi è una giornata un po' nuvolosa, vedete, grigia, e non fa neanche tanto caldo. Mi stavo per togliere la divisa quando mi sono ricordata che l'ultima volta che sono venuta qui ho fatto un massaggio bellissimo, fantasticissimo, e quindi mi sono prenotata non un massaggio ma due massaggi perché mi sento molto sciura, guardate, quindi veramente super sciurissima, un massaggio oggi e un massaggio domani, grazie signora, visto che non mi curo mai io, onestamente non c'ho mai tempo di fare niente, perché appunto vabbè, a parte tra i bambini, la casa eccetera eccetera, il lavoro, l'hobby di YouTube, l'hobby del cucito, l'hobby della cucina, insomma non ho mai tempo di fare niente. E quindi almeno così quando sono in sosta ne approfitto. Adesso ormai sono le 11 di mattina e non ho dormito tutta la notte, ho dormito tipo 1 ora e mezza sull'aereo e che ne so 30 minuti sul pulmino, anche se ci ho messo 1 ora e 40, comunque non ecco proprio dormito, e solo che ormai è troppo tardi, cioè non so neanche se riuscirò a fare il pisolino, quindi insomma vediamo un po' che ne sarà di noi oggi, visto che questo tempo non aiuta molto. Bene, mi sono svegliata perché alla fine ho visto il letto e ho detto vabbè dai, dormiamo già che ci siamo, e adesso destinazione shopping.
Ragazzi, sapete che mi piace prendere sempre il bike sharing, è la prima volta che lo prendo qua a Rio, anche se ho dovuto un attimo litigare con la bici che non si voleva sganciare. Tra l'altro ovviamente c'è la versione elettrica che volevo prendere, ma non me l'ha fatta prendere, mi ha detto no, tu devi pedalare, smaltire. Di stoffe, tra l'altro ne ho due anche nello zaino che ho indosso, e quindi mi sa che devo prendere Uber per tornare in albergo per forza, perché volevo prendere la bici ma con questa quintale di stoffe non ce la faccio. Eccomi tornata in camera, sentite un po' il rumore delle onde, è veramente fortissimo, si sente anche con le finestre chiuse. Qua c'è gente in piscina, ma io onestamente ho freddo perché ci saranno 24 gradi, quindi fa freddo. Ecco gli acquisti della giornata, trovo veramente fantastiche le loro stoffe tutte colorate. Questa, vi ricordate, l'avevo già comprata. Poi altre stoffe sempre con delle stampe particolari. Jeans per fare le borse e poi un po' di roba tipo gancetti, questo cosino rosa, dei sacchettini per le calamite, visto che non so se sapete ma faccio anche calamite. Adesso dovrò darmi una mossa, visto che tra un quarto d'ora ho il massaggio, quindi doccia al volo e finalmente un po' di relax. Guardate un po' tutto il kit da massaggio. Bene, accappatoiata, direi che sono pronta per andarmi a addormentare sul tavolo della massaggiatrice. Massaggio fatto, relax parziale perché ho fatto il massaggio deep tissue, non so come si dice in italiano, praticamente mi ha staccato tutte le vertebre. Quindi secondo me adesso sono anche un centimetro più alta, quindi questo era un massaggio che si alternava a momenti di relax a momenti di io ti spiazzo in due. Comunque adesso dai, torno in camera. E guardate, dopo il massaggio, camomillina. Colazioncina, ho chiesto un espresso, non è tanto un espresso, adesso vediamo se me lo aggiusta, la vista non è male. Buongiorno da Rio, ormai sono le 11 del mattino, ho già fatto colazione come avete visto, oggi fa veramente caldo mentre ieri faceva freddo, cioè tra virgolette, ovviamente sapete che sono sempre un attimo esagerata e quindi oggi vedete tutti in piscina, quindi classica giornata da spiaggia o piscina. Io invece c'ho da fare, c'ho da andare a cercare nuovi posti dove vendono tessuti, perché appunto dico sempre che San Paolo la preferisco a Rio per via dei tessuti, ma se invece adesso trovo dei bei negozi di tessuti qua a Rio, ma a San Paolo non mi vedete mai più, no vabbè dai, una volta di tanto sì, più che altro devo trovare i negozi di patch, di insomma questi, come si chiamano in italiano non lo so e non so neanche bene in portoghese come si chiamano. E devo vedere un po' se, cioè, se trovo un negozio come quello di San Paolo qua a Rio, veramente Rio forever, visto che io sono un segno d'acqua, quindi vedete io vedo l'acqua e mi rilasso, cioè
proprio anche se stessi solo sul balcone senza scendere, solo il suono delle onde e vedere l'oceano mi sento meglio. Adesso prendo Uber, anche se devo dirvi che dove sto andando è un po' lontano, quindi credo ci voglia almeno 20, se non mezz'ora, vedremo. Comunque Uber è super economico, quindi ve lo consiglio assolutamente se venite qua. Ieri ho preso la bici e tra l'altro c'erano un po' di problemi, non mi faceva fare l'abbonamento quello che paghi solo quando usi la bici, quindi alla fine ho dovuto pagare un abbonamento per 2 giorni, che comunque anche lì tipo 5 dollari, quindi praticamente niente. Quindi vediamo, poi se nella zona dove vado ci sono le bici magari prendo una bici così, giusto perché siccome l'ho pagata e dura 48 ore, dai, la devo sfruttare. Venite con me e quindi shopping! Bene, credo di essere appena entrata nel mio paradiso, quindi devo ricordarmi di tornare in albergo in tempo perché potrei rimanere qua tutto il giorno. Ho fatto un paio d'acquisti, mi sa che Rio vince sui tessuti rispetto a San Paolo, però per i pacci invece non ho trovato niente, quindi tocca andare a San Paolo. Bene, ho fatto appena adesso 200 acquisti di tessuti, molto contenta, non contenta però ovviamente, adesso mi dirigo verso il centro di Rio, dove mi hanno detto che ci sono altri negozi di tessuti, quindi poi dopo magari torno un attimo in albergo in piscina. Anche forse un po' di relax ci sta. No, vabbè, voi non potete capire. Cioè, io che vabbè, mi piace fare le collane, però non è la mia professione. Però qua c'è da impazzire. Cioè, uno che gli piace fare collane, robe creative così. Cioè praticamente qua entri e non esci mai più. Adoro, adoro. Appena tornata in camera sono molto 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 molto, l'ho già detto, molto contenta dei miei acquisti di oggi a livello di tessuti. Quindi Rio assolutamente capitale della viscosa, posso permettermi di dare questo appellativo a Rio. Per quanto riguarda il cotone invece non tanto, e per quanto riguarda i patch purtroppo vince San Paolo, quindi so che c'è un po' una diatriba tra Rio e San Paolo. Infatti quando faccio il volo di San Paolo e magari faccio domande ai miei colleghi brasiliani chiedendo ah ma sai qualcosa su Rio, così dicono no, io a Rio non ci vado, un postaccio, e viceversa. Quindi c'è questa diatriba che però, scusatemela, secondo me vince Rio. Beh, comunque c'è oceano, non so, anche andando in giro con Uber, ovviamente io non conosco bene nessuna delle due città, quindi non mi posso permettere di dare un giudizio oggettivo perché non conosco, però un giudizio mio di quando vado in giro, a me piace molto di più Rio, anche solo appunto stando su Uber, guardandomi intorno, vedo cose molto più belle qua che a San Paolo. Però San Paolo mi piace tanto per i patch, quindi tranquilli, torneremo a San Paolo. Ma adesso bando alle ciance, parliamo di cose serie. Adesso vi faccio vedere i miei tessuti da vicino, sono veramente fantastici. Devo dire che con questa luce della camera non è un granché, però guardate, sono veramente fantasticissimi e soprattutto prezzi molto buoni. Tra l'altro questo tipo di tessuti non li ho mai neanche visti a San Paolo, e se li ho visti comunque costavano tantissimo. Questo è cotone invece. Adesso è troppo tardi per fare il massaggio, infatti avevo già chiamato per dire, visto che comunque già sapevo che se trovavo dei bei negozi sarei rimasta lì tantissimo. Tra l'altro sono andata downtown, dove magari c'è sempre un po' il timore di andare in posti nuovi, in un posto come il Brasile dove tutti ti vogliono spaventare, e invece ho trovato, cioè, a parte che non ho visto praticamente niente downtown perché c'è così tanta roba, così tante cose, che devo sicuramente tornare la prossima volta.
E poi insomma mi è piaciuto veramente tanto e appunto essendo stata fuori così a lungo, insomma il massaggio l'ho dovuto cancellare. Quindi adesso doccia, metto via tutta sta roba vedendo se ci sta nella valigia, perché ieri anche avevo comprato dei tessuti. E poi magari cerco di fare un riposino, visto che questa sera il volo per tornare a Miami sarà notturno. Ed eccomi pronta per tornare a Miami, non ho dormito praticamente niente, mi sono giusto un attimo appoggiata sul letto e poi ho detto bene, è già ora di alzarsi, quindi ho dovuto anche metterci un po' a chiudere le valigie, perché come potete vedere di solito questa è la mia valigia e quella è, diciamo che, la piccola valigina da cabina. Cioè tutte e due vengono in cabina con me, però quella diciamo è quella piena di cose che mi servono per il volo, ma in questo momento è piena di anche cose che non mi servono assolutamente per il volo, perché non ci sta più niente. L'ho addirittura espansa la valigia e sono diventate così due ciccione, un po' come me praticamente, che di solito le attacco una all'altra, invece essendo così ciccione non sono più attaccabili, quindi devo usare due mani per trascinarmele. Quindi penseranno tutti che ho un cadavere in valigia, invece no, sono solo tessuti. Che devo fare? Adesso andiamo in aeroporto e torniamo a Miami. Sono le 7 del mattino, quindi record, ci ho messo 40 minuti da quando siamo atterrati a quando sono arrivata a casa, e quei pigroni dei miei bimbi e mio marito dormono ancora, ma dovrebbero svegliarsi, perché voglio dire, bisogna andare a scuola. Quindi sono contenta di essere tornata a casa in tempo prima che andassero a scuola, quindi vi ringrazio di aver volato con me anche quest'oggi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo volo. Ciao a tutti. Eccoli qua i miei cuccioli, pronti per andare a scuola? Sì. Ma di solito voi vi mettete la divisa, invece oggi che giorno è a scuola? Sports Day, quindi avete le magliette Miami Heat e Chicago Cubs. Ciao. Ciao, ciao. Andiamo a scuola? Sì.